dagli adesivi sotto i banchi, rigorosamente monoposto e disposti l'uno ad un metro dall'altro, al termoscanner per misurare la temperatura all'ingresso dell'istituto. Così il liceo Piero della Francesca di Arezzo si sta preparando alla ripartenza, a 13 giorni esatti dalla prima campanella, mentre all'interno delle aule si stanno già svolgendo i corsi di recupero. Sì, una bella prova del 9, abbiamo tanti ragazzi che hanno iniziato corsi di recupero, i corsi di recupero delle materie pratiche, chiaramente poi sulle materie più teoriche abbiamo privilegiato la didattica online, quindi didattica integrata, però insomma le persone lavorano in sicurezza, i ragazzi e gli insegnanti lavorano in sicurezza perché come vedete ci sono gli ingressi segnalati, c'è il termoscanner, c'è la segnaletica in tutta la scuola, è stato adottato il distanziamento, poi chiaramente il 14 settembre quando qui arriveranno 1250 studenti la faccenda sarà ancora più delicata, ma abbiamo lavorato tutta l'estate e quello che io voglio dire alle famiglie è state tranquilli, le scuole si sono adoperate al massimo perché anche quest'anno scolastico sia al meglio. Credo che questo sia il messaggio importante che traspare anche da quello che si può vedere da un punto di vista organizzativo. L'istituto prevede 3 ingressi per evitare assembramenti, i ragazzi poi entreranno con la mascherina, si disinfetteranno le mani per poi dirigersi verso la propria classe. Una volta seduti al banco potranno togliersi la mascherina. Perché evidentemente non si può stare 6 ore con la mascherina perché è impossibile, è ingestibile, già si fa fatica noi ora anche a parlare in questo modo, immaginatevi insomma. Dunque un rientro in sicurezza fatto anche di termoscanner e percorsi guidati e segnaletica per garantire così il distanziamento. Abbiamo capito che nessuna misura presa singolarmente è probabilmente efficace, se però cerchiamo di metterle tutte insieme magari riusciamo a fare qualcosa, quindi il termoscanner è un aiuto è il distanziamento, le mascherine eccetera eccetera eccetera. Sono tutti adesivi calpestabili, lavabili, quindi hanno tutte le caratteristiche per rendere comunque il calpestio in sicurezza.